Sindaco, lei fra poco avrà questo incontro per l'ordine e sicurezza pubblica in prefettura. L'escalation di violenza tra cittadini stranieri in tanti punti della città, Piazza Garibaldi, Piazza Libertà, Piazza Goldoni, che purtroppo tornano agli onori della cronaca per questi motivi, anche accoltellamenti. Insomma, che momento stiamo vivendo? Parlerete anche di questo? Ti posso fare una domanda? Tu hai mai girato col coltello? Beh, direi di no. Io no, ho 70 anni, io non ho mai girato col coltello. Questi hanno un'altra cultura, signori miei. Questi hanno la cultura delle donne che devono girare velate, non hanno educazione. Stamattina non ti voglio dire cosa ho visto in Piazza Libertà perché è sconcio. Basta, adesso vado in prefettura, adesso dico basta. Perché ieri sera c'erano 40 persone che dormivano in e che poi devo prendermi tutto carico io. Ma di cosa carico? Allora Lampedusa, che hanno un hub da 400 posti e che mi sembra che sono in 2000 stamattina o qualcosa di simile, ho parlato anche con Valerio Valenti, bisogna prendere dei provvedimenti e rimandarli indietro, no? Non possiamo accogliere tutti, questa è la realtà. Continuano i contatti col commissario Valenti attraverso il Ministero? Io continuo a fare tutto quello che... solo che non prendono decisioni e bisogna prendere decisioni serie, come hanno fatto i francesi. A 20 miglia ce li rimandano indietro i francesi. Perché noi li rimandiamo indietro dove arrivano? Noi non siamo il confine con Schengen, hai capito? Il confine con Schengen è la Slovenia e la Croazia.